Siamo a Los Angeles nel 1975. Finalissima dei campionati del mondo di karate di Kumite. Finalissima inaspettata. 5 arbitri che si riuniscono per ben 17 minuti di colloquio. 17 minuti lunghissimi per dare un mezzo punto a un atleta. Niente di strano, ma qualcuno sta tramando, qualcuno ci rimarrà male, non vogliono far sfigurare i beniamini promotori dell'iniziativa. Seguitemi. Questa finale è disputata niente po' di meno che dal Giappone e dall'Italia. In parterre due atleti importanti. Dal Giappone il grande Tanaka, un killer, un vincente nascente, un numero uno del Kumite, la punta di diamante del Giappone. Dall'Italia un ragazzo non molto famoso che però ha vinto già i campionati europei nella scorsa edizione. Ve lo illustro, ve lo racconto. Facciamo un salto indietro. Campionati europei di Graz. La nazionale italiana capitanata dal grande maestro Shirai aveva come in squadra Falzoni e Balzarro. Succede una cosa inaspettata. I due in fase di allenamento precedentemente prima della competizione si fanno male a un polso. Tra l'altro vi metto il link in descrizione su una storia analoga successa molti anni prima. Chiusa la parentesi. Mancavano degli uomini, mancavano due ragazzi, non sanno chi chiamare in squadra. Viene in mente un nome di un ragazzo promettente, addirittura solo cintura marrone, Rosario Capuana, un nome fino ad allora non molto conosciuto a livello nazionale. Comunque un ragazzo molto promettente. Lo chiamano in una serata inaspettata, lo chiamano, dice, c'è il passaporto? Sì, perché dobbiamo andare a fare i campionati europei. Tra l'altro lui non sapeva neanche che esistesse una nazionale italiana di karate, era cintura marrone, una semplice cintura marrone, viene convocato in nazionale, lo portano ai campionati, addirittura gli danno una cintura nera al volo per salire sul tatami. Questo ragazzo va in competizione non con uno a caso, va in finalissima con un certo O'Neill, Terry O'Neill, che era il campione in carica europeo di Kumite. Lui non lo sa, non lo conosce, i suoi amici scherzando dicono: ma vai tranquillo, è battibilissimo, buttati. Rosario, un ragazzo semplicissimo, si butta su, fa sempre quello che gli ha sempre detto il maestro, di combattere, va avanti e fa fuori subito O'Neill. Fa vincere i campionati europei all'Italia e il suo nome va alla ribalta, fino ad arrivare alle finali del 70. Che vi stavo raccontando prima. Rosario Capuana, un ragazzo da un cuore grande, va sempre avanti e nel Kumite è il numero uno, veramente veramente forte, non ha paura di nessuno, ottimo karateka anche nei kata, ma nel Kumite non ci sono storie. Come vi ho detto prima, fa vincere alla squadra italiana i campionati europei e dopo nella squadra di Shirai, la squadra del giapponese che manda avanti l'Italia, volano fino a Los Angeles nel 1975. Va in finale con Tanaka. Non uno qualunque, Tanaka è la punta di diamante della JKA, è quello che deve vincere i campionati del mondo. Vanno in finale e inaspettatamente l'italiano è avanti di mezzo punto. Succede una cosa inaspettata, una cosa inaudita, ma è successa forse nel mondo del karate. 17 minuti di colloquio fra 5 giudici di gara per decidere cosa è successo. Non che sia una cosa strana, però l'italiano sta vincendo per mezzo punto. Questo è un problema per gli organizzatori, per la JKA, per i giapponesi che in quegli anni erano i numeri uno del mondo. Era inaspettato che un italiano venuto da un paese così lontano, sconosciuto al mondo internazionale, fino ad allora poteva mettere in crisi la JKA. 17 minuti di riunione, un'infinità per dare un mezzo punto, due arbitri danno nullo, due arbitri danno la vittoria all'italiano e lo svedese Hedlund, che era a quel tempo l'arbitro centrale, non sa che decisioni prendere, dà
annulla il punto anche lui e rincominciano l'incontro. Incominciano il secondo incontro, il terzo e il quarto, arrivano ben al settimo incontro dove Tanaka si inventa un mawashigeri con la gamba anteriore, danno il punto a lui e l'incontro si ferma qua. Voi direte: cosa c'è di strano? C'è di strano che durante le fasi transitorie tra gli incontri c'erano delle pause e lo stesso Capuana, dopo diverse interviste, gli rimane in mente, a distanza anche di anni, questo evento inconsueto. Mano in mano che scorrevano gli incontri, le file della JKA con a capo Nakayama venivano giù dagli spalti, andavano dal povero Tanaka, chissà quante ne dicevano, dicevano: te devi vincere l'incontro, devi darci dentro. Lui non sapeva cosa fare, perché dall'altra parte non c'era un ragazzo qualunque. Capuana era imbattibile coi calci, tirava dei calci che erano delle vere e proprie fucilate. Il suo Maigeri, in una foto storica di quel campionato, rappresenta tutto quello che vi sto dicendo. Era impossibile avvicinarsi, erano delle fucilate. I Maigeri di Capuana erano imbattibili e Tanaka non sapeva cosa fare. Sono arrivati fino al settimo incontro, chissà perché, insomma, gli hanno dato questo mezzo punto, punto intero, a questa volta non lo so. Comunque danno la vittoria al giapponese e la JKA in quel momento lì ha tremato perché in finale non potevano perdere e quindi chiaramente l'italiano è stato una cosa veramente che nessuno se lo sarà mai aspettato. Sicuramente Shirai, a quel tempo che era l'allenatore della nazionale, avrà fatto un figurone, forse anche troppo, perché ha allenato troppo questi ragazzi, erano veramente talmente forti che hanno messo in crisi la nazionale giapponese. Comunque una grande figura, un grande traguardo e il grande Capuana ha portato avanti i colori della bandiera italiana. Poi c'è stato anche un seguito. Dopo questo aneddoto, con gli anni a venire, Shirai lo volle sempre vicino a lui. Aprì una palestra a Quarto Ojaro e addirittura da quella semplice cintura marrone, da quella semplice telefonata che ricevette quella sera per fare i campionati europei, diventa addirittura l'allenatore della nazionale di Shirai. Un grande personaggio, fortunati quelli che si riescono ad allenare ancora tutt'oggi con lui, veramente uno dei grandi italiani, come tanti altri che sono stati, che hanno rappresentato l'Italia a livello internazionale. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Un video inconsueto, di solito racconto sempre aneddoti di personaggi, maestri, storici, giapponesi. Questa volta mi sono cimentato in una storia italiana di un ragazzo semisconosciuto che poi è diventato una leggenda nel mondo del karate e ci ha fatto fare anche una bella figura a livello internazionale. Mi raccomando, se c'è qualcosa che mi è scappato, qualcosa che volete aggiungere, qualcosa che magari mi è sfuggito, scriveteli nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete un like e vi aspetto al prossimo video. Ciao dal Tempio!